Naturalmente nessuno può pensare a questo punto che delle famiglie, quasi tutte numerose, la famiglia di mio padre per esempio, mio padre era di Troncea, mia madre era di Laval, la famiglia di mio padre era composta da 8 persone, perché i fratelli erano 6. Nessuno può quindi pensare che il patrimonio di cui ogni famiglia disponeva potesse vivere decorosamente con i proventi della coltivazione dei campi o diciamo, dell'allevamento del bestiame. Quindi la famiglia poteva sopravvivere soltanto a condizione che qualche membro della famiglia prestasse la propria opera fuori o per fare dei lavori saltuari, peraltro molto, molto modesti. Si trattava più che altro di abbattimento di legname, quando il comune di Pregerata vendiva dei lotti di larice e allora c'era lavoro per qualche giorno anche per qualche pregeratese. Lavori, diciamo, integrativi del reddito di ogni famiglia venivano invece assicurati quasi sempre e quasi per tutte le famiglie da lavori che venivano compiuti all'estero. La vicinanza di Pregerata con la Francia faceva sì che un membro per famiglia o quasi un membro per famiglia fosse impegnato in Francia, soprattutto nei lavori che hanno sempre caratterizzato noi pregeratesi, cioè lavori nel campo dell'industria alberghiera e della ristorazione. Di solito si trattava di un lavoro temporaneo nel senso che il lavoro prevalente era quasi per tutto l'anno in Francia, ma quasi tutti ritornavano nel mese diciamo, di maggior lavoro, che era quello della fienagione, rientravano in famiglia per dare una mano alle donne e ai giovani che si dovevano accollare praticamente tutto il lavoro. Oltre a questo lavoro, che ha interessato per secoli tutte le famiglie pregeratesi, ha dato una mano per circa 50 anni, ha dato una mano all'economia dell'Alta Valle, di tutto il Pregeratese, ma soprattutto della Val Troncea, la miniera del Bet. Ora noi abbiamo quest'anno, 2004, abbiamo celebrato il centenario della Valanga del Bet. La Valanga del Bet è del 19 aprile del 1904. Ed è stata una valanga che, come tutti sanno, ha travolto e ha ucciso 81 minatori. Diciamo che questa valanga non ha determinato la fine immediata dell'attività della miniera. Devo precisare che la miniera era una miniera di pirite cuprifera. E devo anche dire, perché la cosa ha una certa importanza, che questa pirite cuprifera vuol dire che era una pirite, cioè solfuro di ferro, arricchita un pochettino con del rame. La percentuale di rame, non tutti sono d'accordo su questa percentuale, ma a me pare giusto, mi pare di essere nel vero, dicendo che si aggirava mediamente sul 3,5%. Ebbene, questo minerale di ferro, di solfo di ferro e di rame, veniva utilizzato non per fare dei prodotti di rame, come la gente di solito pensa, ma veniva utilizzato per fare il solfato di rame. Nella seconda metà dell'Ottocento, nel porto di Bordeaux e proveniente dall'America, sono arrivate le tre grandi malattie della vite, che sono la filossera, che è un pidocchio che attacca le radici delle viti. L'oidio o crittogama, che è la stessa cosa, che attacca soprattutto i grappoli, e la peronospora della vite, che attacca soprattutto le foglie. Ora è stata una tragedia perché queste tre malattie hanno praticamente quasi distrutto la cultura della vite. Per fortuna, proprio in extremis, nel 1880 circa, in quegli anni, i vigneron del Bordolese hanno scoperto quella che meritatamente viene loro assegnata, cioè la poltiglia bordolese, cioè l'utilizzo di solfato di rame che unito a calce viene, e naturalmente fatta una soluzione in acqua,
viene utilizzata da noi sotto il nome di Verdaram, e che ha, diciamo, non distrutto, ma che, diciamo, consente la coltivazione della vite tenendo a bada la peronospora. Ora, era proprio a questo fine che veniva venduta sul mercato, soprattutto francese, la pirite cuprifera del Bet. Questo ve l'ho voluto precisare, anche se sembra pleonastico, per il fatto che la valanga del Bet non ha determinato un'immediata chiusura. C'è stata la sospensione per circa un anno, dovuta a questa disgrazia, a questa sciagura, però l'industria estrattiva è continuato ad essere esercitata fino al 1910. Nel 1910, purtroppo per la miniera e per il pregelatese, gli americani avevano scoperto, avevano messo in atto un brevetto che consentiva loro di produrre l'acido solforico, evidentemente per fare il solfato di rame ci vuole il rame, ma ci vuole anche l'acido solforico. Questo acido solforico veniva fatto ad un prezzo nettamente inferiore a quello che era consentito invece in Europa e soprattutto in Francia, visto che questo materiale veniva utilizzato soprattutto nel Marsigliese. E quindi è stata la impossibilità di tenere, diciamo, di tener testa a questa concorrenza che ha determinato nel 1910, attenzione perché la data è importante, 1910, la definitiva chiusura di questa miniera. È vero che di pregelatesi nella miniera lavoravano soltanto una trentina di persone, di cui 7 sono morte nella sciagura, ma è altrettanto vero che è venuto a mancare con questa attività tutto l'indotto in tutto il pregelatese, e quindi è giusto tenerne conto. Naturalmente questa è stata soltanto una causa, la causa, diciamo, contingente di questa riattura economica per la valle, perché alla chiusura della miniera si è aggiunto 5 anni dopo, anzi direi anche 4 anni dopo, la prima guerra mondiale, che per noi è cominciata nel 1915, ma naturalmente la mobilitazione è cominciata almeno un anno prima, per cui tutte le giovani braccia della Valtroncea sono state richiamate e hanno dovuto abbandonare il loro paese. Sono venute a mancare a queste famiglie le braccia veramente valide. Ho già detto in altre occasioni, mi piace di ripeterlo, che nella tofana di Roses, che è una delle tre tofane che dominano la conca di Cortina d'Ampezzo, e proprio sovrastante il Falzarego, c'è una cengia che si chiama Cengia Martini. Martini era il maggiore che comandava il Valchisone, e appunto comandava questi soldati che avevano dovuto abbandonare le loro case di tutta, non solo della Valtroncea, ma di tutta la Valchisone, quindi compresi. Tenete presente che ne sono morti 18 nella prima guerra mondiale di pregelatesi. E quindi, diciamo, queste due disgrazie, la chiusura della miniera e la prima guerra mondiale, eccetera, ha determinato quasi immediatamente l'abbandono di metà della valle.